Spazio Inter. Buon pomeriggio, mister. Buon lei, buongiorno. Volevo chiedere, al di là del fatto che venga riproposto no domani, il modulo che abbiamo visto con il Chievo, quindi il 3-4-2-1, Kovacic potrebbe occupare anche una delle due posizioni in mezzo al campo, magari per dare più fluidità alla manovra, o lei lo vede solo nelle due posizioni dietro la punta, quindi solo a tre quarti? Allora, Kovacic intanto sono contento che l'ho visto veramente migliorato nel fare le proprie giocate di qualità, più al servizio del passato della squadra, al di là della zona del campo in cui è impiegato. Cioè, mi spiego meglio, magari fa quelle giocate che ci innamoriamo tutti, tipo il colpo di tacco che è servito anche a smarcare un compagno, no? A un certo punto è stato applaudito. Quelle sono giocate che io, cioè, sono il primo a vederle. Tutte le giocate che fa, che ha fatto, devono essere finalizzate nell'interesse della squadra, e questo ragazzo, siccome è tanto giovane, a volte l'ha fatto di più, a volte l'ha fatto di meno. Faccio un esempio: quando fa una serpentina e salta due avversari e poi la perde dopo, magari noi ci siamo mossi, tutto il resto della squadra, e prendiamo il contropiede, è una situazione pericolosa. Lui ha limitato questo aspetto, ha fatto tante cose buone, e veramente lo vedo pronto già a poter interpretare, facendo anche la fase difensiva meglio, anche quel ruolo lì. E però devo capire se tutta la squadra può reggere questo assetto tattico con lui più basso a fare deve fare qualche volta anche l'incontrista, altrimenti la difesa poi prende gol, prendiamo gol e andiamo in difficoltà quando attaccano gli altri. Vi voglio far notare, perché ce lo scordiamo presto, che io certi esperimenti l'ho già fatti, e l'ho fatto proprio col Parma, che voi non so lei, ma in generale non ci pensiamo. Col Parma è stata la partita più anomala della mia gestione, era un'azione del Parma, un'azione nostra, e non c'era un equilibrio, si perdeva anche l'organizzazione nostra, perché si attaccavano noi, attaccavano loro, c'erano degli spazi pazzeschi in mezzo al campo, e perché c'erano tre giocatori che facevano la fase difensiva molto diversamente da altri. E se voi andate a vedere la formazione, c'era anche il ragazzo, c'erano altri ragazzi offensivi che in quella partita mi hanno fatto vedere che ancora tutti insieme la squadra non reggeva questo atteggiamento tattico.